forse di un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amor. È tanto bello quel volto di donna che veglia un bimbo e riposo non ha. Sembra l'immagine della Madonna, sembra l'immagine della bontà. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma mai sfiorirà la loro beltà. Son tutte belle le mamme del mondo, ma soprattutto più bella tu sei, tu che mi hai dato il tuo bene profondo. E sei la mamma dei bimbi. Accompagnato al piano dal maestro Gianfranco D'Elia. Allora, intanto una dedica a tutte le mamme che ci seguono, una dedica a tutte le mamme che noi amiamo e che sono in un altrove, a tutte le mamme possibili, perché questo era Gino Latilla, il grande, meraviglioso Gino Latilla, e noi abbiamo oggi un'opportunità unica. Gino Latilla e Carla Boni, una coppia eccezionale, come la loro Luisella, la figlia, eccola. Luisella Latilla, grazie mille di essere con noi. Torna a trovarci Stefano Paggioro, gli abbiamo detto qualsiasi cosa tu abbia da fare, Stefano, non la fare oggi. Stai con noi, grande esperto musicale, consulente del grande, grandissimo Paolo Limiti, al quale vanno tutti i nostri baci sempre. Allora, Gino Latilla, sono tutte belle le mamme del mondo. Gino Latilla, Luisella Latilla, figlia, che porta avanti con un amore filiale, no, con un amore da figlia, di due genitori splendidi, questo enorme patrimonio culturale che ci hanno lasciato. Sì, che spesso è dimenticato, però... E noi siamo qua a ricordarlo. Ecco. E devo dire che tutte le mamme mi ha commosso ancora una volta e commuove sempre, perché... Sì. Al di là della retorica delle parole di un tempo, è una canzone estremamente attuale, perché porta ancora avanti il senso della famiglia, no? Certo. La cellula importante è la donna, la mamma. Certo. E quindi io che sono mamma e papà che spesso me la cantava come ninna nanna, mi sento anch'io legata a questa canzone e la sento ancora profondamente attuale. Sì. Ci diamo del tu, vero Luisella? Certo che ci diamo del tu. Papà te la cantava come ninna nanna? Sì, avevo diverse ninne nanne, ma questa era una di quelle, anche da parte di mamma, altre. Però posso dire che fortuna. Che fortuna. Sì. Che bello, eh. Sì, insomma, sì. Beh, la mia famiglia. Come avere Walt Disney che ti disegna Topolino, sì, voglio sì, dire. Sì, questo sì. No? Noi siamo vissuti con la musica e con le canzoni e quindi con un patrimonio culturale di bellezza importante. Di bellezza importante, poi anche con un patrimonio di regali molto speciali, ma di questo me ne parliamo tra un attimo. Stefano Paggioro, 1952, Gino Latilla è cantante alla radio assunto dalla RAI, cioè sì, ti assumevano come cantante alla radio, tra virgolette, così. Esatto, sì. Sì. Questo è stato per lui, voce meravigliosa. Venne capita subito l'importanza e la forza della voce di Gino Latilla? Ma lui amava cantare, però il primo incontro che ebbe col maestro che poi lo porterà appunto a questo contratto, che era Angelini, sì, la prima volta che lo sentì cantare a Bologna assieme al papà, perché dobbiamo ricordare che il papà di Gino Latilla era Mario Latilla, un grande cantante degli anni 20 e 30. Lo sentì cantare e gli disse: lei cosa sta facendo in questo periodo? E lui disse: sto studiando. Dice: guardi, allora continui a studiare, perché lei nella vita tutto potrà fare tranne che il cantante. Le ultime parole famose. Ma beh, in ogni caso la storia è costellata di ultime parole famose. Allora, l'ironia.
l'ironia, parleremo anche di, della grande e meravigliosa Carla Boni, della mamma, ovviamente, di Luisella. L'ironia tra papà e mamma giocava a tennis, cioè erano due simpaticoni proprio per voi figli. Ma è vero che papà regalò un tigrotto? A mio fratello, sì. Ma un tigrotto non, no, non di pezza, vero? Vero. Diciamo che forse quelli erano anche anni di stravaganze, però lui ebbe un tigrotto che poi mia madre ovviamente lo costrinse a dare via e lo regalò, non ricordo se fosse Tony, ma credo Orfei, che era un suo amico. Sì. E quindi dopo poco questo tigrotto trovò diverso alloggiamento. Le mamme crescono, bravissima, ecco, no? Ovviamente. Quindi. La cosa più assurda è che a me regalò un pitone. Quando io avevo 10 anni, un io pitone? Volevo un pitone. Pitone? Un pitone, un pitone reale. Un pitone, un serpente. Un serpente. E io volevo invece magari una bambola o un ciccio bello, una cosa un po' più... Cioè così. Un pitone. Bella cosa. Un pitone. Sì. C'è anche la storia di uno scimpanzé in casa. E quello era suo, era un regalo che lui si era fatto. Si era fatto. Aveva uno scimpanzé e anche mia madre si oppose perché questo scimpanzé aveva una camera sua, perché chiaramente aveva un odore... abbastanza intenso, ma lui lo vestiva alla marinaretta, aveva una tutina, delle magliettine a righe e quindi lo scimpanzé dopo, quando noi siamo nati, anche lui, ma anche lui per bontà dello scimpanzé, insomma, fu ma fatto, certo, migrato. Abbiamo però avuto un pappagallo per, ecco, tutta la vita, la storia del pappagallo, pappagallo che cantava l'opera. Sì, cantava la Butterfly da tenore leggero, cantava tutto il repertorio di mia madre. Ma... Allora, Luisella cantava da tenore leggero. Sì. Stefano, un bel di vedremo. Un bel di vedremo, signori, sì. Ma voi ve la ricordate Vecchio Scarpone? Sentite un po', sentite il maestro. Quanti ricordi fai rivivere tu? Ci vediamo dopo la pubblicità. Il pappagallo lo trovo meraviglioso, però. Ma chi non sa, ne siamo noi. Arriviamo, arriviamo. Ma tu non sai che si. Vecchio scarpone, quanto tempo è passato, quanti ricordi fai rivivere tu, quante canzoni sul tuo passo ho cantato, che non scordo più. Sopra le dune del deserto infinito, in mezzo al fango con la pioggia e col sol, forse sapresti, se volesse il destino, camminare ancora lassù tra le bianche cime di nevi eterne immacolate al sol. Cogliemmo le stelle alpine per farne dono ad un lontano amor. Vecchio scarpone, come un tempo lontano, in mezzo al fango con la pioggia e col sol, forse sapresti, se volesse il destino, camminare a ancora con Luisella Latilla, grazie. Grazie. Figlio del grande Gino Latilla e di Carla Boni, Stefano Paggiore. Stefano, allora, questa è una di quelle canzoni, tutte le canzoni di Gino Latilla sono così, ma questa fotografa anche un'Italia con tanta memoria, ecco, che poi abbiamo perso, sì, e con tante speranze, tutto tirando fuori un vecchio scarpone dalla soffitta. Sì. Sanremo 53, wow. C'era anche un'altra canzone che ebbe successo, che era Tamburino del Reggimento. Oh. È stato un anno, quello del 53, sì, dove c'è stata molto la storia dell'Italia, il patriottismo, è stata poi criticato nel tempo, però
Vecchio scarpone è rimasta. Diventa anche un modo di dire, no? Sì. Cioè, dice, sì, quello è un vecchio scarpone. Anche esatto. Un complimento, perché a volte ti vedono così un po' attempato e ti dicono, sei un vecchio scarpone. Ed è una cosa che funziona e funziona sempre. Allora, Luisella, papà, poi ribadisco, poi ci dedichiamo a mamma. Papà e la sua fede. Papà ha studiato dai gesuiti, papà è stato un uomo... pieno di vita, pieno di modo di scherzare, di essere un uomo solare sotto tutti i punti di vista, però un uomo con una fede forte. Sì, il fatto di aver studiato dai gesuiti credo che gli abbia dato, al di là di tutto, un'impostazione molto rigida ed era paradossalmente un padre severo, nonostante fosse tanto ironico, sempre allegro, però molto esigente. E questo sicuramente è un'impostazione che gli è stata data dalla scuola. E lui nominava Aldo Moro, che è stato un sì. suo insegnante, ma al di là di questo, a parte Padre poi... Pio. Sì, esatto, lui è stato molto devoto a Padre Pio. Di Padre Pio. Ma per svariate situazioni che non so se vogliamo raccontare assolutamente, adesso. Assolutamente, se le raccontiamo. Sì. Cioè, la storia è una storia lunga, importante, però cementa il rapporto tra Gino Latilla e Padre Pio in maniera sì. indelebile, insomma. Indelebile, perché lui è testimone di una bilocazione e quindi questo lo fece diventare ancora più devoto ancor a Padre più legato. Pio. Molto legato, perché lui era... al matrimonio di Luciano Rispoli ed era il suo testimone di nozze, però Luciano gli aveva chiesto di posizionare una telecamera nel coro, insomma nascosta, e Padre Pio era una persona molto austera, non voleva assolutamente riprese televisive né fotografie, e dunque lui nascondendosi si arrampicò fino a che entrò nella cella di Padre Pio e incontrò Padre Pio e disse, ma tu cosa vuoi qui? Dice, ah padre, perdono, io stavo cercando il coro. E lui disse, e tu puoi pensare che sia qui il coro? E mio padre chiuse la porta chiedendo perdono e corse via e andò in chiesa dove si stava già celebrando il matrimonio. Quindi lui comunque arrivò in ritardo. Il matrimonio lo stava celebrando Padre Pio nello stesso momento. Quindi questo legò fortemente a lui. Questo fatto non solo, fatto, sì, dico certo. fatto, scusatemi, sintetizzando in maniera brutale, insomma questo evento, questa cosa importantissima, lo legò ancor più a Padre sì. Pio, mentre papà e mamma si sposarono a Cascia, perché invece mamma lei... erano messi benissimo tra Padre Pio e Santa Rita, insomma. Ecco, bravissima. Mamma era devotissima di Santa Rita. Sì. Spero. Eh no, spero che questo mi protegga sempre, che questa loro... Che donna adorabile. Allora, 20 settembre 58, santuario appunto di Santa Rita da Cascia e una coppia d'oro. Perché Stefano, stiamo parlando di due grandissimi artisti. E fra tutti e due erano messi insieme tutto quello che servisse all'Italia di allora per cantare e a tutti gli effetti fa cantare ancora oggi. Certo. Perché tu li hai conosciuti entrambi? Io li ho conosciuti bene entrambi. Nella prima volta li vidi nell'89 a un loro concerto assieme a Nilla Pizzi e Consolini, perché avevano formato un gruppo vocale in quel I periodo. I Fantastici 4 proprio. Quelli di Sanremo. E ci fu subito una grande amicizia, soprattutto io legato molto con Carla Boni. Carla com'era? Carla era una persona solare, io l'ho vissuta come una zia, perché io poi l'ho sentita al telefono, la sentivo spesso per gli auguri, era una donna molto aperta, arguta, parlavamo dei fatti del giorno, ho un ricordo bella. Proprio di una donna solare molto giovane, Carla era molto giovane. Cioè ha mantenuto questa, mamma sì, era... Sì. È vero. Attiva. Sì. Era moderna, era moderna. E lo è stata anche nel suo modo di cantare, nel suo sì, modo assolutamente. Di essere, no? Cioè antesignana, una voce, molte hanno detto una voce americana, no? Ecco, sì. Per farle il massimo
del complimento. Allora, c'è una cartolina. C'è una cartolina che arriva per ricordare Gino Latilla, che arriva per ricordare Carla Boni, da un amico anche dell'Ora Solare, ma a noi piace dire dell'Ora Solare. Poi ovviamente lui è il grande, grandissimo cartolina. Vediamo. Paola e Luisella, quanto vorrei essere là, però sono là perché voglio parlare dei vostri genitori, ovviamente Luisa, perché insomma io l'ho conosciuti non da giovanissimi, ma sono state delle persone meravigliose, e soprattutto Gino. Io ricordo la ultima sua apparizione a Sanremo, ma non al Festival di Sanremo, ma in una manifestazione minore, e lui dice: sai, adesso io, ha detto, lo posso dire, io mi straccio la camicia. O ti stracci la camicia? Johnny Ray la stracciava anche prima di me, ma vabbè, adesso lui fece questa cosa, si stracciò la camicia tutto il tempo. Poi dovevamo andare a cena e dico: ma Gino, ma tu, ma già anche il camerino mi hanno dato, che devo fare? E lui stava con la camicia stracciata da palcoscenico che gli aveva fatto questa cosa, per dire il tipo, no? Guardate che non è soltanto l'uomo di vecchio scarpone Gino Latilla, è l'uomo che ha scoperto Fred Buscaglione. E Carla è stata una grande, è stata anche una paroliera, nel senso che ha tradotto in italiano dei pezzi internazionali, per esempio Till, che è stata cantata da tutto il mondo. E poi, quando si sono sposati, insomma, mio padre chiuse il negozio quando loro si sposarono, perché era proprio nel suo quartiere. Sarebbero tante le cose di fare adesso scena e di fare anche notte. Facciamo notte la prossima volta. Dario Salvatori, con te facciamo notte, assolutamente. Grazie Dario, grazie infinite, ogni volta che tu racconti è una gioia grande. Insomma, Luisella, Fred Buscaglione lo scopre papà, mamma paroliere iscritta alla SIAE, per l'epoca voglio dire, è stata una donna... Moderna, è stata credo che sia stata la prima paroliera SIAE donna iscritta come paroliera. Era tenace mamma? Guarda, è la sua caratteristica. Io, se tu mi avessi chiesto un aggettivo, era tenace, non ha mollato mai, è arrivata dove ha voluto con grandissime difficoltà per l'epoca. Assolutamente, e Stefano, perché li vedevamo sul palco e guardate quanto sono meravigliose, sono stupendi, adesso onestamente. Due canarini, una coppia inseparabile, comunque meravigliosi. Stefano, Gino Latilla che scopre Fred Buscaglione. Dovremo poi dedicare una puntata a Fred Buscaglione. E questa musica che ruotava intorno a questa coppia, che poi si estendeva a tutto un paese, a tutta l'Italia, a tutti gli italiani nel mondo. Sì, sì. Perché hanno avuto anche questo loro, certo, come ruolo, certo, quello di essere ambasciatori. Sì, sì. E poi avevano due voci che, come diceva Carla, si sposavano bene assieme, perché lui aveva una tessitura grave, lei aveva una tessitura acuta, ed erano perfetti. Tessitura grave, tessitura acuta, e il pappagallo che era tenore leggero. No, soprano leggero. Soprano leggero. Io sto pappagallo soprano leggero non me lo tolgo dalla testa, perché... Ma poi ha vissuto tantissimo. Ma i galli perché... sono di solito longevi. Quindi abbiamo avuto... Ma veramente... lui faceva anche cose che non riferiremo all'Ora Solare, perché i pappagalli parlano, imparano molto. Quindi possono imparare non dalla famiglia Latilla Boni, ma da persone diversamente arrivate in casa, anche altre parole, ma parleremo solo di quelle educate. Lui imparò tutto. Sì, imparò il repertorio, cantava. Benissimo. La sapeva la casetta in Canada? No, forse questa no. Ah, possiamo... vedi, sei tanto pappagallo e invece non la sai. Signori, Carla Boni, la mamma di Luisella Latilla, è anche la casetta in Canada. Ed è quella canzone che, pure qui, guardiamoci negli occhi, non puoi non sapere e non puoi non cantare. Ma per vostra fortuna la canta Daniele Volpi, accompagnato dal maestro Gianfranco D'Elia. Prego. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano: che bella la casetta in Canada. Un giorno Pinco Panco per dispetto l'incendiò, e allora il poveretto senza casa lui restò,
E allora che cosa fece? Voi tutti chiederete, e questa la sorpresa che in segreto vi dirò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Signori, eccoci. Allora, arrivo subito, Luisella. Stefano, e questa la puoi girare come ti pare, ma la canti. Sì, la sì. Canti, cioè la si canta sempre. Erano quelle canzoni che... Questa canzone è del Sanremo 57, non è arrivata fra le prime tre, però è la canzone che è rimasta nel tempo. Quello è. E Carla Boni la cantò con Gino Latilla e il duo Fasano e con l'orchestra Trovaioli Gloria Christian. Ed è un successo che hanno diviso per tutta la vita. No, adesso guardate questa fotografia, scusate. Allora, innanzitutto mi sembrerà di vedere Luisella che tiene in braccio due bambini. Sei identica alla mamma, tu. Dici? Identica? No. Non lo so. Forse... Gli occhi, non lo so. Non lo so. Come sempre le somiglianze non si, non mettono... si cambia. Era questo però lei, era tanta sì. Tenerezza. Sì, era mamma. Era mamma. Sì. Tutte belle le mamme del mondo, era mamma sì. Lei. Era mamma, mamma. E, era mamma. Mamma che aveva la capacità di farsi rispettare e amare in un mondo che... Le cantanti le metteva sul palco, meravigliosamente vestite, meravigliosamente pettinate, però poi dopo eri sempre una donna che doveva, no, un po' avere a che fare con un mondo maschile. Certo. Non facile. Beh, intanto lei è un elemento di rottura già con Carla Boni e Flo Sandoz nel 53, quando loro vincono con Viale d'Autunno, si va ai voti. Sanremo inizia la gara, perché prima gli artisti erano dei dipendenti, erano stipendiati Rai. Erano stipendiati Rai, esatto. Che cantavano. Sì. Quindi la gara inizia con Carla Boni. Con Carla Boni. Ci arriviamo signori. A proposito di gare e di Sanremo, lei se ne intende proprio tanto, se ne intende, ed è tanto cara da averci voluto mandare una cartolina. Lei, inconfondibile. Ciao Luisella, tesoro, sono felicissima di poter ricordare la tua mamma, perché non sono parole dette perché adesso sono ospite tua, ma Carla Boni è stata grandissima. C'erano due regine, vabbè, Nilla Pizzi, ma Carla Boni, tua madre, era molto più moderna, aveva una musicalità straordinaria, poteva affrontare qualsiasi genere, anche fare jazz. Io ho delle cose che me le ha date il mio maestro, il mio pianista, Sante Palumbo, che era un suo grande ammiratore, e ho ascoltato delle cose cantate in inglese, beh, formidabile. E i duetti con Gino Latilla, non ti dico, erano gradevolissimi. L'ho incontrata parecchie volte, anche a Sanremo, che lei era lì, e mio suocero lo incontrò e disse: ma lei è Carla Boni? Lei aveva smesso di cantare, dice: sì, sono qui a Sanremo perché ricordo. Ma venga subito... Le fece avere un biglietto, venne alle prove, poi alla sera allo spettacolo, era troppo carina. Io l'ho incontrata anche in altre occasioni. Grande, grande, grande. Sono felice di poterla salutare, cara Luisella. Intanto mando anche un saluto affettuoso alla Saluzzi. Arrivederci. Ciao, ciao tesoro. Ricordate Carla Boni, che è stata una delle più grandi cantanti del secolo scorso, davvero. Ciao. Viva Zanicchi, grazie a te. Grazie di cuore. Insomma, parole belle, eh? Perché poi Iva, pane pane vino al vino, insomma, sì, se non lo sente, non lo dice. Questa si volevano bene. Si volevano bene. Si volevano bene. E... si ammiravano, evidentemente, ma Iva, vabbè, è una donna straordinaria, un artista, non c'è. No. Però mia madre si faceva voler bene, vero sì, Stefano? Sì, assolutamente. Era una donna molto umana, sì. Quindi arrivava... Dritta al cuore delle persone. Sì. Sentite un po' questa musica. E adesso ditemi voi chi di noi non continua. Mambo, mambo italiano, hey, mambo. Cioè, questo mambo italiano lei lo ha, come posso fatto dire? Fatto suo. Stefano, fatto suo. Per cui tutto quello che senti poi di mambo italiano pensi che sia una copia di quello che ha cantato Carla Boni.
È così? Sì, è stato un suo grande successo degli anni 50, moderno, molto moderno. E torniamo a questo aggettivo, no? Moderna. Sì, sì. È giusto definirla, lei andò in scuderia col maestro Pippo Barzizza, come tu ci ricordi più volte. Prima. Esatto, è giusto definirla quasi la prima urlatrice, cioè lei aveva... In un certo senso sì, ma con rispetto, perché anche questo termine urlo, la prima è stata Betty Curtis, certo, nella storia. Bravo. Però Carla aveva già molto di quel cantare libero, di quel cantare lasciando sfogare la voce. Lasciando che la voce andasse, esatto, no? Esatto. E non fosse troppo contenuta. Esatto. Signori, domanda per Luisella, domanda da $1,000,000. Quanti dischi hai a casa, Luisella? No, guarda, molto più di 1,000. Quindi nel tuo Luisella sì, la sempre a far traslare, dove l'Italia di allora avrebbe chiesto di... È stato un problema questo dei dischi, perché guarda, mi hanno invaso le case, i traslochi di tutta la vita, sì. Bene, c'è chi, adesso vediamo se questo signore arrivi a tanti dischi così, sicuramente quando lo dice un fan di Carla Boni... Che fan di Carla Boni, guardate. Aveva una casetta colina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che... La voce di questa donna, Carla Boni, una delle tre regine della canzone degli anni 50 e 60, è stata la colonna sonora della mia vita. Io ragazzino piccolo a Perugia, in una piccola città, sentendo la radio, sentendo i primi festival, le prime cose, mi sono innamorato della voce di questa donna e ho cercato proprio di conoscerla e ci siamo conosciuti. Quindi ho conosciuto non solo l'artista, ho conosciuto la donna, una donna piena di fascino, una donna dolce. Io avevo la mia professione, la seguivo nelle serate. Qui ero già grandicello, e una delle tante serate che abbiamo fatto insieme. Quando arrivava vestita normalmente, nemmeno la riconoscevano. Poi però quando saliva in palcoscenico, il palcoscenico diventava il suo regno e con la sua voce riusciva a incantare tutti. Questa è una serata bellissima, che eravamo a cena, Carla ancora splendida, sorridente, eravamo io e Carla, i due figli, Davide e Luisella Latilla. Questo è un ricordo bellissimo, è il matrimonio di Gina e Carla al santuario di Santa Rita della Cascia, perché lei era molto 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 devota a Santa Rita della Cascia, e io ero piccolo, ma ho avuto la fortuna di assistere a questo matrimonio, sempre portato dai i suoi ammiratori eccetera eccetera, e sono stato felicissimo. Hanno fatto, a parte il fatto che poi però il santuario è diventato un po' un teatro, perché arrivò Claudio Villa che gli cantò l'Ave Maria di Schubert praticamente, più c'erano tutti i cantanti, attori. Lungo un viale ingiallito d'autunno. Ho avuto anche il piacere di seguire due volte Carla al Festival di Sanremo, uno da ragazzotto nel 1953 e io assistetti alla vincita, lei vinse con Viale d'autunno, l'ho seguita nel 58, anche lì ha fatto grandi canzoni, Acque amare. Anima e cuore celiachi. Tutte queste foto, io ogni tanto nei pomeriggi così che sono un po' triste, un po' ricordo la mia giovinezza, naturalmente me le vado a rivedere, e per me è un bagno all'indietro, mi fa ritornare bambino, mi fa ritornare giovane, mi fa riscoprire quelle dolcezze che c'erano in quegli anni. È proprio un Carla Bonista tra i migliori che possiamo trovare. Assolutamente, da tutta la vita, penso. Luisella, perché non la ricordiamo abbastanza, secondo te? Arrivo anche da Stefano tra un attimo. Ma cos'è che ci manca? Ci manca che siamo italiani, perché questo non accade all'estero. E noi abbiamo la tendenza a buttare il vecchio. Ed è un peccato, perché è parte della nostra cultura. È una cosa orribile. Certo. Credo un po' sia questo. Poi sai,
Non lo so, è chiaro che gli anni passano e le mode cambiano, è giusto dare le spazio. Le mode cambiano, ma la grandezza delle persone, no, quella non cambia, cresce. No, la mia battuta, Stefano Paggiolo, sarebbe stata: non abbiamo Paolo Limiti, ma che è stato, e lo vogliamo ricordare ancora, Paolo è stato memoria per tutti noi, grandissima memoria, bellissima memoria. Amati una folla, un'intera nazione intorno a loro. E ci tengo a sottolinearlo, Stefano, e tantissimi italiani all'estero, loro sono stati proprio adorati. Sì, sì. Entrambi, sia Gino Latilla che Carla Boni. Certo, assolutamente sì. Cioè, erano bandiera. Poi erano molto versatili, quindi cantavano generi, tutti i generi, dalla canzone più drammatica alla canzone spiritosa, quei duetti fantastici. Da Marietta Montengondola, dove ti va Ninetta, certo. A decine certo. Di duetti. Allora, decine e decine di duetti, e noi siamo a Sanremo 1953. No, questa canzone non vince. Ti è Viale d'autunno. Ascoltate Daniele Violi che canta, grazie ancora maestro, accompagnato da Gianfranco De Lia, il maestro al pianoforte. Lungo il viale ingiallito d'autunno, tristemente mi hai detto: è finito l'amore più vero, il più caro, il più splendido amore. Ma una lacrima bagna il tuo viso. Quella lacrima dice al mio cuore: non potrò lasciarti più, mai più, mai più, perché nel mio destino ci sei tu, non ci lasceremo mai, lo sai, l'amore che vorrai non vivrà mai. Vince Sanremo 53 assieme a Flo Sandons, che è giusto ricordarla, certo, perché certo. Erano due bravissime cantanti, entrambe molto moderne. Entra e ritorna moderne, ritorna. Non solo Luisella, ma stessa manifestazione, Acqua e Amare, ha fatto riferimento il signor Pietro. Acqua e Amare, cantato ovviamente dalla mamma, viene applaudito con un... Acqua e Amare è una delle canzoni veramente che lei amava di più ed è bellissima, moderna. Ha avuto l'applauso più lungo della storia di Sanremo. Adesso non so, non saprei dire attualizzandolo se è ancora il suo primato, ma sono stati 3 minuti e 5 secondi di applausi. No, 3 minuti e 5 secondi ci vuole il dermatologo poi, perché le mani te le sei... 3 minuti! Le rosse! Per quello è stato il più lungo, perché però, in piedi sono tanti. Sono tanti. Luisella, sì. Intanto grazie di essere stata con grazie noi. Grazie a voi. Prima di tutto. Grazie a voi di ricordare. Luisella ha la grazia della sua mamma, la forza di entrambi, di mamma e di papà. E poi è una giovane, bellissima signora, però nei modi, e quindi grazie. Grazie. Ti abbiamo un po' trascinato. Mi avete dentro questa torna. Ultima domanda per te, Luisella. Quanta gente ti ferma per dire ho voluto tanto bene ai suoi genitori, voglio tanto bene ai suoi genitori? Guarda, questo è un punto d'orgoglio, perché vogliono bene a me attraverso... Cioè, vogliono bene a loro attraverso me. E quindi io ho tanti amici che sono... una loro eredità, quindi tante, la battuta tante era giusta, persone. Vogliono bene a me
per loro, per continuare a volere bene a loro, perché sì, tu ti fai volere bene a loro. Fatelo dire, assolutamente. Grazie. Allora, signori, Emilio Pericoli, qua vi voglio, tanti di voi sanno esattamente chi fosse. Possiamo ascoltare, maestro, solo un attacco? Quando? Dopo la pubblicità. Arriviamo subito, grazie. Michele, grazie. Grazie. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò, fino a quando tu baciando mi dirai: non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. E baciando mi dirai: non ci lasceremo mai. Sempre con il nostro, ormai io dico nostro, Stefano Paggioro, perché Stefano è da considerarsi amico, grande amico dell'Ora Solare, grande esperto musicale, consulente, super consulente di quelle trasmissioni culto che sono state tutte le trasmissioni di Paolo Limiti, ci parla di Emilio Pericoli. Quando è strettamente Emilio Pericoli? È un signore al quale dobbiamo parecchio assai. Intanto questa tua foto con Paolo Limiti, che è stupenda, che ogni volta che possiamo avere Paolo e Stefano in foto io sono solo che felice. Allora, Pericoli chi era? Pericoli era un signore di Cesenatico, un ragazzo di Cesenatico che nasce nel 28, inizia a cantare perché ha la passione, studia ragioneria, ma poi la passione per la musica è più forte. Sì. Fa tanta gavetta, canta nei locali di Cesenatico, ha come mito Frank Sinatra, quindi un cantante confidenziale che ama la musica americana, e nel 54 ha il primo contratto, inizia a cantare alla radio e poi arriva quando. Allora, è vero che la prima volta che canta alla radio a Cesenatico molti chiudono i negozi? Sì. No, stupenda questa cosa. Perché? Per ascoltarlo? Perché era la prima volta nella storia di Cesenatico che un loro concittadino cantava alla radio. Vabbè, sono meravigliosi però, quella punta di sana, meravigliosa, romagnola follia. Allora, arriva a Sanremo nel 1962, 62. Aiutami tu, con quale canzone? Quando, scritta da Tony Renis e cantata in coppia. E questa canzone diventa... Non arriva anche in questo caso tra le prime tre, però ha un successo. Scusa, è la canzone di quell'edizione più famosa ovviamente nel mondo. Magari non ci ricordiamo chi abbia vinto, con buona pace per carità di chi, di quelli che arrivano fra i primi tre, ci mancherebbe altro, ma diventa una canzone che è una... Io le chiamo le canzoni sigla, nel senso che tu le canti e ti possono fare da sigla a un momento della tua vita, all'allegria. Sei nel mondo e ti viene da cantare questa canzone e capiscono subito che tu venga dall'Italia. Sì. Cioè, Pericoli è stato tutto questo. Era un uomo che non si era mai pentito di aver lasciato la carriera da ragioniere? No, perché diceva, nel mio libro dice, ho pensato che era meglio evitare di essere un pessimo ragioniere e forse un bravo cantante, spero. Come spero? Attenzione, mio libro... Il libro, noi ne abbiamo parlato tanto nella scorsa puntata, Scrivimi, è questo libro incontro
di Stefano Paggioro con tanti di quei cantanti, di quei nomi, ma incontro nel senso che lui è andato proprio ad incontrarli a casa, sì, di, sì, Pericoli, sì. Tu sei stato quanto una tempo? Una settimana, ma non per l'intervista. No, ecco, lo conobbi, perché... ci vediamo in TV con Paolo e lui mi disse: perché non vieni quest'estate ad aiutarmi ad organizzare uno spettacolo a Cesenatico? E allora io andai. E questo spettacolo assieme ad altre star, perché c'era Teddy Reno, c'era Miranda Martino, Aura D'Angelo, e l'ospite d'onore era, ma era segreto, era Rita Pavone. Vabbè, però era molto semplice da immaginare. Sì, certo, ci si poteva arrivare. Stefano, avvicinare questi, qui lo vediamo tra le altre cose, sì. Per tantissimi di questi cantanti il passaggio al cinema sarà una sorta di via obbligata, sì, che li rende doppiamente noti, doppiamente famosi, perché andavi a vedere i film perché cantavano. Poi loro avrebbero cantato, esatto. Quindi era una doppia occasione, sì. Era nei tuoi incontri, tu hai recepito questa loro missione, cioè cantare per loro era anche, quando dico missione intendo dire che sentivano quel ruolo anche di ambasciatori del canto in Italia e stresso il concetto all'estero. Sì, sì, anche se avevano sempre questo dispiacere che all'estero avevano il riconoscimento e in Italia no. Ma tutti addirittura loro... E si percepiva dai loro racconti questo fatto, sì. Follia. Allora, parte della carriera di questo grande signore si svolgerà anche negli Stati Uniti, infatti, sì. No? Sì, 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 assolutamente. Pericoli sarà... Incontrerà Frank Sinatra? Questo purtroppo io non gliel'ho chiesto e non lo so. Mamma mia, voi pensate, però dagli immensi Stati Uniti... perché sono grandi, ovviamente, all'Isola del Giglio, che se la sognano negli Stati Uniti, in tutto il mondo si sognano l'Isola del Giglio, perché l'Isola del Giglio ce l'abbiamo veramente solo noi ed è un luogo meraviglioso. Dunque, noi siamo riusciti a trovare all'Isola del Giglio la signora che è stata governante a casa di Emilio Pericoli per tutta la vita. Noi siamo l'ora solare, guardate. Signor Pericoli aveva una barca che era lì, andavamo sempre in barca con la signora, con sua moglie, e facevamo delle girate favolose. Andavamo all'Arenella, alla spiaggia, al Capomarino, dappertutto, tutte le spiagge qui del Giglio. Loro avevano comprato quell'appartamento lassù e io stavo al primo piano e quell'appartamento era il terzo. E siccome avevano bisogno di una che andava a aiutare, e allora ci sono andata io. Ero giovane, non guardavo nemmeno Sanremo. Allora mi raccontava la signora che lei l'ha conosciuto a Sanremo. Lei era giornalista, e si sono sposati. La canzone che mi piaceva di più era quando, che fa così, dimmi quando tu verrai, dimmi quando, la 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 la. Forse tu... Emilio Pericoli era un uomo semplice, era amico di tutti qua al Giglio, a casa passava il tempo, aveva la chitarra e suonava, passava il tempo così. Lui si divertiva a fare le foto. Questo è il sindaco di una volta, questa è la moglie di Pericoli, questa sono io. Conservo queste foto naturalmente come ricordo, a parte il fatto che sono stata un'amica di famiglia, non solo una governante. E poi ogni tanto me le guardo, con loro io sono stata bene. Dimmi quando. Grazie a te, Stefano Paggioro, grazie perché le tue parole e i tuoi ricordi hanno sempre un valore grandissimo. Ecco, in sintesi, perché ricordare Emilio Pericoli? Perché abbiamo il dovere di ricordarlo? Il dovere perché è stato un altro innamorato della musica che l'ha portata ovunque ed era, come ha detto la sua governante, una persona semplice. Io sono stato in quella settimana in macchina con lui, arrivavamo al porto, tutti lo fermavano. Emilio, come stai? Come una persona qualunque. E è un giovane, pur espertissimo come te,
giovane di età, ma con grandissima professionalità e grande esperienza. Che effetto faceva vedere questa musica, questa grandissima musica vissuta da queste persone che l'avevano fatta con tanta grazia? Era una grande emozione, ma era quasi un viverla alla pari, perché anche questo artista non ti faceva assolutamente pesare i suoi successi, la sua popolarità. Quindi era un toccare un'epoca che io avrei voluto vivere, invece, ahimè, non sono nato in quell'epoca. E grazie a questi artisti ho avuto modo di viverla in un modo un po' diverso. Noi, grazie a persone e a professionisti come Stefano Paggioro, possiamo avere l'opportunità di riviverla quell'epoca. Quindi grazie per il tuo lavoro. Grazie a voi. Veramente grazie. Prima di chiudere al volo con la voce di Daniele Violi e il maestro Gianfranco D'Elia, che ancora ringrazio con uno per tutte, una cosa per tutte: il sorriso, la tenacia di rincorrere per un anno questa puntata su Gino Latilla, Carla Boni ed Emilio Pericoli, della mia Virginia Conti, che ringrazio immensamente. Vedere la mia autrice, la mia Eugenia Scotti, che balla dietro le quinte, felice di una bella puntata. Ecco, questo fa parte della mia ora solare di tutti i giorni. Le ringrazio, queste signore. Le ringrazio assai, come tutto il mio studio, tutta la regia, le luci. Questa, signori, è l'ora solare, uno per tutte. E così chiudiamo. Grazie a tutti. Sei quasi fatta per me, dipinta per me, Claudia, ma son convinto che tu mi piaci di più, Nadia. Non so decidermi mai, la la la, sempre. Per questo tu mi piaci di più, amore di più, ah. Ma son convinto che tu mi piaci di più, amore. Grazie maestro, grazie. Buon lavoro a tutti, grazie. Ci vediamo sull'app di Play 2000.